Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come potete vedere c'è una ventata di nuovo, abbiamo cambiato anche un pochino la postazione per registrare i video, semplicemente perché la mia testa non riesce a stare sempre nella stessa posizione, ha bisogno di cambiare e quindi niente, l'ho fatto e mi ci trovo anche abbastanza bene, è carina questa ambientazione così. Ma non è di questo che parleremo oggi in questo video. Come avrete capito da titolo e copertina, oggi vi andrò a far vedere la mia prima e nuova tuta da moto. Diciamo che sarebbe un po' sconveniente continuare il video con questo bel borsone davanti. Quindi direi che lo riponiamo sotto la scrivania e vi pesco da dentro tutte le varie cose che ci sono. Allora, chi mi conosce e mi segue da tempo saprà ormai che tuta ho, che guanti ho, che stivale ho, che sottotuta ho, caschi eccetera. Però non l'ho fatto mai vedere nei dettagli, quindi oggi andremo a fare questo. Oltretutto, se non mi segui, ti invito a seguirmi sia su Instagram, sia appunto ad iscriverti a questo canale, sia per supportarmi, sia per continuare a guardare tutti i contenuti che porterò in futuro. Ho solamente aperto la borsa e c'è odorino di pelle nuova, che bello! Iniziamo con una fantastica cruccia, che come potete vedere è marcata Alpinestar, ma non c'entra nulla perché di Alpinestar non c'è niente, quindi la andiamo a posare. È semplicemente una cruccia che mi è stata data in negozio perché quella della tuta si era rotta e quindi meglio, almeno ho una cruccia Alpinestars. Partiamo dalle cose piccole. Come potete vedere qui abbiamo uno scatolotto di latta che non metterà mai a fuoco, marca Ridey. Ovviamente è inutile che perdiamo tempo, lo andiamo ad aprire e qui abbiamo il nostro fantastico sottotuta. Un bel sottotuta intero, eccolo qua, bello maltrattato, ma ragazzi è un sottotuta. Particolarità di questo sottotuta è molto utile per tante cose. Innanzitutto sapete benissimo le funzionalità di un sottotuta, servono innanzitutto per avere la tuta più comoda addosso, per farla scivolare meglio e per appunto non avere problemi di scomodità all'interno della tuta. Però questa, come funzioni aggiuntive, ci sono tutte queste cuciture appunto sulla tuta nelle parti più importanti, o meglio più interessate al servizio che deve offrire questa tuta, ovvero quelle di far migliorare la circolazione del sangue, evitare che si formi troppo acido lattico e nel caso in cui si dovesse formare di farlo defluire come si deve appunto e farlo riassorbire. Appunto la funzionalità termica vi fa sudare il giusto, non vi fa imporpare di sudore come si suol dire, è quindi molto molto buona e bella più che altro, è carina, completa con classici agganci, se li vogliamo chiamare così, per il piede, per i talloni, stessa cosa anche per le mani, c'è il foro per il pollice in modo tale che quando andremo ad infilare la tuta non avremo problemi per appunto la vestibilità. Continuando con altri accessori della tuta più piccoli, passiamo a una cosa abbastanza importante. Stiamo parlando dei guanti. Come guanti abbiamo questi bei guanti Beric, non so dirvi il modello, però sono questi. Ecco, guardate come sono carini. Tutti realizzati in pelle, con tutte le varie protezioni. Protezioni su nocche e quant'altro. Polsi. Veramente bellini questi guanti, li ho utilizzati ovviamente, sono molto comodi, doppia chiusura a strappo, belli, fatti bene, comodi e servono perché purtroppo mi sono serviti e mi hanno riparato abbastanza bene le mani. Non c'è tanto altro da dire su un paio di guanti, quindi proseguiamo. L'ultimo pezzo, tra virgolette, più piccolo della tuta sono loro, gli stivali. Stivali TCX, molto molto bellini, semplici, classici, fatti decisamente bene, sono veramente carini questi stivali. E slider, dove sono? Ecco, un poco poco consumato quello di sinistra, quello di destra adesso ve lo faccio vedere, è decisamente più consumato. Lo possiamo anche appoggiare qua, non fa niente che sono
un po' sporchini sotto. Lo slider di destra possiamo, se lo mette a fuoco magari, eccolo qua, lo slider di destra leggermente consumato, però gli stivali sono veramente belli, proteggono e sono fatti come si deve. Hanno lo stretch sul lato con la cerniera e anche lo stretch sul terminale della zip, appunto, per farlo agganciare sopra quando lo si chiude e viene richiuso tutto. Molto carini e fanno il loro dovere. Togliamo gli stivali da mezzo e passiamo alla parte più importante dell'abbigliamento per andare in pista, ovvero la tuta in sé per sé. Eccola qua, bella tutona, sempre Beric, e non so il modello di questa nemmeno, potrei leggerlo forse dentro, Race Dep 2.0, non credo proprio che sia questo il modello, però comunque eccola qua, una bella tuta avanti, dietro, totalmente realizzata in pelle, con tutte le protezioni, non ha gli slider sui gomiti purtroppo, però almeno quelli sulle ginocchia, sì, eccoli qua, slider savonette sulle ginocchia, ovviamente intercambiabili con il velcro, protezioni ovunque, traspirante davanti perché è forata, bella pesante, abbastanza pesantuccia, però realizzata molto molto bene. Ha anche la gobbetta qui, però non ha nessun controllo elettronico quale sistema di airbag, oppure la borraccia integrata per il casco, non ha nulla, però ovviamente è una tuta che fa il suo dovere. Eccola qua. L'ho trovata purtroppo solamente in colorazione gialla per la mia taglia. Non lo so, non è che mi faccia impazzire questa colorazione, però comunque è una tuta, cioè deve proteggerti più che altro, non devi andarci in giro a fare una sfilata di moda, però è anche carina. Molti di voi stanno aspettando un ultimo pezzo fondamentale che ci vuole appunto per l'abbigliamento da pista. Non sto parlando del casco perché il casco ve lo farò vedere in un prossimo video in cui vi mostrerò tutti i miei caschi, perché non è uno solo. E appunto stiamo parlando del paraschiena. Il paraschiena non l'ho ancora acquistato perché, non perché non lo reputassi fondamentale, anzi è molto importante, ma perché per l'utilizzo che ne ho fatto io della tuta, ovvero una sola volta con un solo turno in pista sulle ovale, non mi sembrava il caso di acquistare anche il paraschiena. Lo so, è sbagliatissimo, però non l'ho fatto. Quindi questo era il mio abbigliamento da pista, è la mia prima tuta, quindi va rodata e la utilizzerò di più sicuramente nella prossima stagione primaverile e estiva, ma appunto spero di riuscire ad utilizzarla abbastanza e portarvi anche molti contenuti sul canale. Quindi niente ragazzi, per questo video è tutto, come al solito spero vi sia piaciuto, nel caso in cui dovesse essere così non dimenticatevi di supportare il canale lasciando un bel mi piace qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!